La radio è evocazione, ditemi che rumore è questo. Il CD che ho scartato degli ospiti di oggi. Buongiorno Silvia Buongiorno Ferrari, Alfredo. Alessandro Giordani. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Federico II, perché venne in Italia? Esame di storia. Per Dio, ma che non si parla di musica classica? sposarsi con. No, sembra un esame, in realtà no. Beh, io sono più agitata di un esame. Allora, c'è una volta la professoressa di storia. Quando facevo il liceo, chiese a un amico mio, fece, ma perché Federico II scese, butto questa, dice, grazie, scese in Italia, e il concetto è che si doveva sposare con Costanza d'Altavilla, unire le corone, eccetera, come si faceva nella storia. Allora, il mio amico non lo sapeva, allora tutti noi a suggerirgli, per sposarsi con Costanza, per sposarsi con Costanza. Che ha capito? E lui l'ha capito come una qualità, per sposarsi con Costanza. Perfetto, bocciato l'amico. Questo per rompere il Il ghiaccio. ghiaccio. Domanda subito cattiva. Voi siete coppia? Sì, così Pare. sembra, così Così sembra. è. Allora, io devo dire che effettivamente, allora, sono sempre un po' restio, dicevo prima, microfoni spenti, sono a qualcun altro che non eravate voi, sono sempre un po' restio a invitare dei gruppi che poi vi conosco molto bene, cioè, però io sulla cover c'ho sempre un po' di. Mi rimane sempre un Ti po' rimane un un po', eh? digesto. Ma poi invece vi ho sentiti, il che è diverso. Innanzitutto non è una cover, ma sono riarrangiamenti. Sì, E sì, sì. poi mi piace molto il fatto che il vostro disco, che si intitola Song for Two, guarda caso, Songs, 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 plurale. due canzoni per due persone, sono in realtà molto semplici. C'è una chitarra e una voce. E poi c'è un'estrema sensibilità di Silvia che stiamo vedendo qui adesso, che ha fatto sei colori, tipo, ma come le lampade Adesso giapponesi, eh. Come sto adesso? Cioè, sentite come le baciucole dei cinesi che vendono, eh? Sì, cambiano Ripetizione colore. sui colori. Quindi adesso se tu mi dai subito la musichetta, dov'è? Ah no, andiamo prima, facciamo una pausa. Va bene, Silvia Ferrari, Alessandro Giordani, Songs for Two, tra poco torniamo a parlare e vi facciamo anche sentire in che senso intendo riarrangiamenti fatti con una grandissima dolcezza e un'essenzialità che rasenta e non mi viene nient'altro. Grazie. Grazie. Allora, io voglio denunciare pubblicamente alla pubblica amministrazione Silvia e Alessandro, Ferrari e Giordani sono i cognomi, perché sono venuti, nonostante le targhe pari, voi con la targa pari siete Abbiamo il venuti. GPL, siamo molto eco. Noi siamo ecosostenibili. Il GPL come sì. no? È questione di ecosostenibilità o di risparmio Diciamo economico? tutte e Tutte e due, due. diciamo, la Cioè, vedete verità. il momozzone nel cofano, nel bagagliaio, così Al così. posto della ruota di scorta. Quindi se buchi? Se Devi buco comprare rimango a il kit. piedi. Però non inquino, Però è non inquino. chiaro? Ma e quindi siete in macchina. Bene, attenzione amici, ieri hanno fatto, quante ne hanno fatte di multe? 1800 multe, mi dicono dalla regia, per 155 euro a multa. Quante abbiamo detto che era? 207.000 euro, hai Hai capito? capito? Questo è quello che hanno fatto l'amministrazione comunale oggi. Poi dici perché fanno le targhe alterne? Io ce l'ho un'idea Anch'io. sul perché fanno le targhe alterne. 1800 contravvenzioni, effettuati 6.150 controlli, stamattina ferme le pari. Vabbè, questo è il consiglio di oggi, fermatevi visto che sono ferme le pari. Ultimo viaggio fatto, Silvia. Turchia. Lo sapevi? Vabbè, certo, ci ero sei pronta. stata. Sì. Ce l'hai studiata. Sei stata a Quest'estate. caicco o a piedi? Tutto, a piedi, caico, Ti aereo. hanno confuso per turca? No, perché non ce No, l'avevi. però quando sono stata in India mi hanno detto sei indiana. No, Ce l'hai un po'. Cioè, ma poi mi sono fatta il bindi, allora. Sfate Il bindi, che è col il puntino mini-pimer. Quel puntino rosso che Ah, va. e timbro. fosse la forza di 100 braccia, tipo il mini-pimer, un elettrodomestico. Allora, che volevo dire? No, non volevo dire, volevo sentire subito un brano musicale di questo disco che si chiama Songs for Two. Chi è che gli è venuta l'idea malsana di fare un disco? A me, di la verità, a In me. realtà sì, Cioè, tu glielo non dicevi, mettiamo. Alessandro, dicevi, ma che tu, ma dai, E ma dove vogliamo infatti, non andare? avremo tempo, no, aspetta, E io tu sono tipo invece. 3 anni, che ci sto dietro a questa cosa. Esatto, primo disco tutto vostro, perché io so che tu Sì, canti in altre faccende affaccendate, io. c'hai dei gruppi, fai. Molti matrimoni, Ma tipo sì. funerali? Le funerali no, non Anche. manco. Capossera c'è diventato. E tu invece suoni la chitarra da solo a casa Sì, quando sei sì, sì. triste? Io sempre. La tristezza però aiuta. Aiuta. A comporre, certo. Perché secondo me significa sensibilità. Un Sensibilità. po' è un'apertura di vulnerabilità, quella vulnerabilità esce sulla cosa. Sì, Sfogli. sì. Nota musicale più antipatica? Il fa bequadro? Il fa Fa bequadro? bequadro, sì. È brutto il fa È bequadro. molto, Io una volta molto. penso in tutto il fa bequadro, non sapevo Un po' che dire. spigoloso. Non c'ho niente da dirgli al fa bequadro. Invece,
canzone che proprio ti piacerebbe cantare al Madison Square Garden, dice io proprio sta canzone è mia, è sulle mie corde. Sulle mie corde, non lo so. Non usate. Ce ne sono tante. No? Comunque i Beatles sono abbastanza tuoi. I Beatles, sì, mi piace. Blackbird mi piace molto. Blackbird, che abbiamo avuto ieri. Tra l'altro. Blackbird, abbiamo avuto ieri, è venuto Paul McCartney. Ospite. Non mi potevi chiamare ieri. Ci ha spiegato che quando hanno fatto Losing the Sky with Diamond, in realtà si erano fatti di acido. Sì, la sapete la storia, sì, no? Sì. Questo, lui è entrato nella libreria a comprare voleva comprare un disco su Nietzsche. In realtà ha conosciuto Huxley, l'inventore dell'LSD. E ha comprato qualcosa. È uscito col libro su quella roba. Ed è una delle prime canzoni, ha detto lui, che hanno fatto così, veramente modificati loro, ecco, di testa. Sì, sì, sì. Ci ascoltiamo invece adesso. Questo è una rivisitazione di Change the World, magnifico pezzo di Eric Clapton, rivisto e riarrangiato da Alessandro Giordani, Silvia Ferrari, voce e voce e chitarra, number one per Federico Martucci. Guarda quanto è brutto sto brano. Ecoradio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono stati interessanti, abbiamo ascoltato Change the World da Eric Clapton, una rivisitazione riarrangiata da il signor Sincronia, che questo è lo studio di Alessandro Giordani. 10 euro costa questa pubblicità che vi ho fatto. Grazie. Silvia Ferrari invece è la voce stupenda che sentivate. Grazie. La chitarra meravigliosa. Loro dicono di suonare chitarra e voce per una questione stilistica, in realtà non hanno soldi per i turnisti. È vero. Perché se no un basso in batteria, insomma, ci stava bene, magari piano piano, un piatto accarezzato. Ma del prossimo. Senti, e poi a un certo punto qualcuno ha scritto: ha detto, va bene Eric Clapton, va bene i Beatles, va bene i Massive Attack. Ambedi c'è pure i Massive Attack. Si può dire Ambedi in radio? Sì, penso che sì, internazionale. Ambedi ci sono pure i Massive Attack. C'è Nora Jones. Nora Jones, beh, chi non adorerebbe Nora Jones? Amy Winehouse, Stevie Wonder, The Beatles. E poi alla fine, capito, ci sono messi Ferrari, sì, Giordani accanto ai Guns N' Roses, ai Beatles, ai Massive Attack. Bene, perché avete fatto questo errore incredibile di cominciare a fare roba vostra? Ma tu chi l'ha scritta la canzone? Io, e lui ha messo le musiche. Ma tu lo sai com'è nata questa canzone? No. È nata praticamente mentre facevamo i piatti. Oddio, meno male che i piatti. Che paura. Cioè, mentre facevate... E lui ha detto, mettiti by my side. No, praticamente con la chitarra uno lavava i piatti, l'altro suonava. Ma io vi odio. Cioè, siete troppo l'immagine della famiglia Bradford voi. Perché lavare i piatti è rilassante. Certo. Non compratevi. Ma anche farsi dei joint è rilassante. Pure... No, scherzo, bambini da casa, non fate mai quello che dice il conduttore telefonico. Che scherza. Quindi, by my side. Però lo sai che tutto il mondo adesso sta chiedendo perché tu vuoi cantare in inglese nonostante la tua lingua sia la lingua dei poeti? Non lo so, non ho mai cantato in italiano, è la vera realtà. C'hai paura, No, non lo so. Che le tronche mettono paura. Potrebbe. Queste vocali finali. Così. Cioè, scusa, if I could change the world, dillo in italiano com'è? Se potessi cambiare il mondo. No, non viene, no. È la metrica. Proprio no, non ci sto dietro. Diceva il poeta bardo Shakespeare, in inglese le parole rimbalzano sulla punta della lingua, forse quella dei dance on the tip of the tongue, la roba là. By my side, voglio sentire questo e poi vi devo cacciare via perché non vi sopporto già più. Bene, grazie. By my side invece è il singolo non è il singolo, no. Diciamo, è un brano loro proprio, testo e regia, stavo dicendo, testo, arrangiamenti, musica, Alessandro Giordani, Silvia Ferrari, questo è By My Side, è anche la mia occasione per salutarvi, grazie di aver partecipato. Grazie a voi. Vi do le chiavi dello studio, venite qua quando volete. Magari. Se c'è da fare una botta, che ne so, per terra, visto che voi quando lavate i piatti componete magari... comando per terra, esce qualcosa, fare un altro brano. By my side, grazie Alessandro e Silvia, eccola. Ciao.